E finalmente sono riuscito anche a concludere Principles of Life and Work di Ray Dalio. È uno dei libri menzionati nel mio articolo sui miei libri del 2020, quelli che dovrei leggere, e devo dire che non l'avevo mai letto nulla di simile, anche in termini di dimensione, ovviamente. Quando si dice che le dimensioni contano, forse questo è il caso giusto, ma questo è un manoscritto, non è un normale libro, è qualcosa che si porta un po' al di sopra di tantissime altre cose. Si sente spesso parlare di Warren Buffett, ma questa persona, Ray Dalio, è veramente speciale, molto ma molto speciale. Ed oggi ti faccio capire anche perché lo penso. Tra l'altro il link affiliato Amazon, nel caso volessi acquistarlo, è qui sotto nella descrizione del video. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosina un po' di più formativo. Come in questi video, in questa tipologia di video, dove cerco di portarti alla conoscenza delle mie impressioni e anche la mia recensione relativamente a un libro, in questo caso I Principi del Successo, come intitolato in italiano, o meglio nell'originale Principles of Life and Work, I Principi della Vita e del Lavoro, appunto di Ray Dalio, il fondatore della famosissima Bridgewater Associates. Ti ricordo che puoi anche andare a seguirmi sul mio blog che è, come sempre, www.risparmioinvesto.com, dove pubblico 2 volte a settimana, il lunedì e il sabato. E inoltre, oltre a 3 video a settimana, il martedì, venerdì e domenica, puoi anche vedere le live tutti i giovedì sera. Buonanotte Mercati, una live di mezz'ora, un nuovo talk show che ho lanciato da poco. Questo libro, in rispetto agli ultimi che ho recensito, è di una pubblicazione piuttosto recente, 2017. E anche se la pandemia ci ha fatto perdere un po' contatto con il tempo, sono solo 3 anni fa. Ti dico subito, rispetto ad altri video dove parlo prima delle cose positive e poi di quelle negative dei libri che vado a recensire, che qui non trovo note negative, a parte una, che potrebbe qualcuno trovare negativa, che è l'enormità del mattone prefabbricato che c'è quando si legge questo manoscritto. Non c'è altro veramente, sono rimasto, come si può dire, illuminato. Ecco, un libro così ti segna veramente tantissimo, a mio modesto parere ovviamente. Io in realtà ho avuto il piacere di ascoltare l'audiolibro in lingua originale col testo letto proprio da Ray Dalio, ma se devo essere sincero devo dire che gli audiolibro non sono per me, prendono troppo tempo per i miei gusti. Per cui andiamo a parlare con minuziosità di questo malloppone che è diviso in 3 parti fondamentali. Il libro potrebbe quasi essere inteso come una biografia, in quanto la prima delle 3 parti è una lunga carrellata della vita di Ray Dalio. Ma non si tratta affatto di una biografia. Si tratta di capire come le esperienze positive e soprattutto le tantissime esperienze negative abbiano impattato la vita di Ray Dalio, trasformandolo in quello che è adesso, di come la sua metodologia, magari di affrontare le cose, di come il suo pensiero, di come il suo rapportarsi alle persone e alle situazioni sia non un carattere che magari è stato prestabilito dalla nascita, ma invece da una serie di errori fatti. E che effetto domino lo hanno riportato con i piedi per terra. Nel libro lui si definisce un jerk, un perché? Perché per la sua abilità di capire molte situazioni, di interpretarle bene, si è trovato nel fiore della sua autocelebrazione a fare un errore fatale, un tale errore da fare completamente fallire la Bridgewater, che all'epoca dei fatti, negli anni 80, aveva già decine di dipendenti. Si è ritrovato solo, povero e addirittura dover chiedere un prestito al proprio padre, quando poi per 20 anni sei stato sulla cresta dell'onda, abbassare le ali è una situazione, come si dice, semplice da affrontare proprio, guarda, semplicissima. È una persona, insomma, che in maniera autonoma riesce a riconoscere adesso i propri errori, senza nascondersi dietro magari un dito, ma con una forte autocritica che gli fa effettuare anche il salto di qualità. Considerando che la Bridgewater ora ha 1.500 dipendenti e 138 miliardi di dollari di capitale gestito, beh, se una persona riesce a cadere dal piedistallo e a rimanere tanto umile e a risalire così tanto, ci vede una specie di semidio. In questo libro Ray Dalio, anzi, questo libro Ray, posso chiamarti Ray fra amici, sai, per la cenetta poi di venerdì, bene, Ray continua a ripetere fino a vomito, che sono due le cose importanti per poter crescere. E poi dopo avvengono i principi fondamentali, i principi che lui vuole passare a tutti. I due principi fondamentali che lui ci vuole passare sono
la radical transparency e la radical truthfulness, trasparenza radicale e sincerità radicale. Nel senso che dire la verità, sempre, con trasparenza, con senso critico, ma criticità costruttiva, di crescita comune e non con cattiveria di invidia, lo ha portato a essere quello che è lui adesso e vuole passare questa sua filosofia a tutti quanti noi per portare una crescita comune dei valori e del benessere sociale. Anche lei, Dalio, dice che non è una cosa per tutti e che anche i suoi dipendenti e il suo management ha fatto molta fatica a digerire questa cosa. Il corso della sua vita viene poi portato alla luce anche nelle cose, nelle problematiche familiari, che lo ha messo poi tra l'altro in forte difficoltà, come il bipolarismo del figlio e il suo arresto, come sia stato anche il primo a vedere nella Cina il futuro dell'economia. Dopo questa prima parte si passa ai veri e propri principi. Prima ci sono quelli di vita e poi quelli di lavoro. Il punto è che Ray Dalio ha passato il suo tempo a studiare, riflettere, agire, sbagliare, trovare la soluzione all'errore e poi ripartire. In realtà è un po' diverso, eh? Lui la pone in 5 punti, quella è un po' la mia interpretazione. Comunque, quei famosi 5 punti sarebbero: iniziare ad avere degli obiettivi chiari, ma chiari per te, devi sapere cosa vuoi fare. Poi identificare con chiarezza gli ostacoli oppure i problemi che potrebbero andare a impattare questo tuo obiettivo, senza tollerarne alcuno, non ci sono problemi tollerabili. Poi trovare la causa, lui dice the roots of the problem, la radice dei problemi. Il quarto step è di disegnare, se così si può dire, delle vie per evitare questi problemi e infine spingere il progetto al più non posso per poterlo realizzare. Questo è il modo di crescere nella vita come nel lavoro. Banale? Sì, vero, ma io lo faccio? Tu lo fai? I grandi, perdiamo spesso questo contatto, i grandi fanno cose semplici, ma in maniera metodicamente, ed arrivano dove sono ora. Io sono fra quelli nella mia mediocrità economica perché non ho messo in moto dei principi che magari avrebbero permesso a me e alla mia famiglia di fare di più. Ora comincio a farlo, sto crescendo piano piano, perché non esiste il troppo tardi per Dalio. Anche perché lui consolida il pensiero in una equazione: sogni più realtà più determinazione uguale una vita di successi. E come si può negare una cosa del genere? Guardiamo Elon Musk. Ogni cosa che dice sembra una cazzata a molti. Sogna, porta i sogni alla realtà, usa la sua determinazione per portare avanti questi sogni come un treno. La sua vita ha prodotto delle aziende che sono uniche. Dalio passa anche una spiegazione dei nostri comportamenti dovute alle due tipologie di cortecce cerebrali che sono presenti nel nostro cervello e che si mettono in moto. La parte logica è quella emozionale, illustrando come usarle entrambe nel modo corretto. Poi si passa ai veri e propri principi, quelli di life and work, della vita e del lavoro. Senza la prima parte, la più lunga, i principi di Dalio sarebbero parole vuote. Si tratta di due mega capitoli con principi singoli che vengono elencati e spiegati con degli esempi molto pratici. Non è possibile qui farne un riassunto. E inoltre si tratterebbe di qualcosa che non riuscirebbe a darne il senso, secondo me. E poi comunque è molto grande, è enorme, ha una serie di regole enormi. Questo libro comunque, secondo me, illuminerà la visione con cui vedo le cose e penso che lo illuminerà anche a te. Oppure lo odierai etichettandolo come banalità. Se lo fai ti chiedo di rileggerlo, perché Ray Dalio è arrivato dove sta proprio al fatto che ha imparato ad ascoltare in maniera critica quello che gli viene detto. Dovremmo farlo tutti, secondo me, e ci si troverebbe in una situazione migliore sia socialmente ma anche economicamente, soprattutto in Italia questo potrebbe aiutare molto. Però per fare un sunto della parte dei work principles, i principi del lavoro, qui anche Dalio usa una specie di formula matematica. Verità radicale, quella che dicevamo prima, più trasparenza radicale, che la dicevamo anche prima, più credibilità, più la capacità di pesare le proprie decisioni, più il disaccordo ponderato, uguale meritocrazia delle idee. Dalio pone, e lo continuerò a chiamare Dalio, non c'è più niente da fare, Dalio pone nelle persone un peso diverso in base alla loro capacità, esperienza, autorevolezza e di principi che vengono applicati a queste criticità, anche li porta a se stesso. E se li applica a se stesso, ovviamente serve onestà intellettuale, un forte magari spirito di autocritica. Bene, spero di averti dato una riflessione critica del libro senza spoilerare troppo, perché veramente c'è tanta carne al fuoco. Ricordo che il link affiliato a Amazon, nel caso lo volessi acquistare, lo trovi qui sotto nella descrizione del video. Eccoci arrivati alla fine anche
di questa recensione e di questa piccola finestrella che è un po' più lunga del solito, secondo me. Adesso non ho visto il video, ma secondo me è più lunga, su un libro che ho trovato, non un libro, ma molto di più un manuale della persona, dell'essere umano così come dovrebbe essere. Spero che questa condivisione sia stata veramente di tuo interesse, perché ho trovato questo libro molto, ma molto, ma molto interessante. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni qui sotto, nei commenti, se vuoi aprire una discussione in merito, se l'ha già letto, se non l'ha già letto, se ce l'hai in watch list. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo per favore la cortesia di farlo capire all'algoritmo di YouTube, di suggerire il pollice in su, iscrivendoti al canale, cliccando la campanella delle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!